I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, 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 I just wanna be with you. Ragazzi, come potete notare dalla mia faccia che è gonfia, vabbè, mi sono appena svegliata, anche dalla mia voce, non sentite quanto è sexy la mia voce in questo momento? Comunque, buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video. Sarà un what I eat in a day, ovvero un cosa mangio in un giorno. La giornata non poteva iniziare che meglio, perché vi farò vedere una delle mie recenti ossessioni, ovvero il pancake con le mandorle arrostite dentro. Inizialmente lo mangiavo con il burro di arachidi sopra. Quando il burro di arachidi è finito, ho dovuto trovare una soluzione altrettanto valida e le mandorle ho scoperto che sono anche meglio del burro di arachidi. Comunque, fatemi sapere anche voi se in questo periodo dell'anno siete diventati dei vegetali che stanno costantemente attaccati al termosifone, perché io lo sono diventata. Come sempre vi farò vedere cosa mangio. Oggi non sarà una giornata particolarmente interessante, perché lavorerò tutto il giorno al computer, alle schede per il coaching online. Giusto, a proposito di questo, io su Instagram ieri ho fatto delle stories, però vi avverto anche qua in modo da completare tutto il cerchio social. Praticamente non mi aspettavo che i 5 posti per il coaching online si riempissero così velocemente. Mi avete fatto veramente contenta, perché non mi aspettavo così tante richieste, ed è per questo che ho deciso di aggiungere altri 5 posti, quindi 10 posti gratis per la durata di un mese. E niente, se siete interessati contattatemi. Per ora ne ho, diciamo, occupati 7, quindi rimangono 3 posti, e vi lascio sempre giù in descrizione la mia email. Veramente sono un sacco contenta che vi stiate affidando a me, che avete fiducia, e niente, sono contenta, vi ringrazio per questo. Stamani viene anche Paul a fare colazione da me, perché ci sono i Lakers e guarderemo i Lakers, però a noi questo non interessa e iniziamo subito a preparare la nostra colazione. Allora, si è fatta ora di pranzo, sono tipo 1:30 e pensavo di farmi dei funghi, perché se no mi vanno a male, li ho comprati da un po' e li devo usare, perché se no devo buttarli via, dei funghi quindi. E poi qualche giorno fa ho provato a fare un test che personalmente secondo me è fallito, però più o meno per metà, diciamo è fallito per metà. Perché ho provato a fare dei burger vegani da sola, fatti in casa, e li ho fatti con carota, sedano, funghi, cipolla, un po' di spezie così, un uovo di semi di lino, quindi un flex egg, che l'ho fatto mettendo 2 cucchiaini di semi di lino e 4 di acqua all'incirca. E poi avevo della farina di soia che comprai tempo fa e ci ho messo anche quella
tanta quanta serviva per far diventare l'impasto diciamo abbastanza omogeneo, in modo da poter fare dei patties che stessero insieme. Li ho schiacciati parecchio, però quando erano crudi a me non sembravano così fini, soltanto che poi andando a cuocerli nel forno probabilmente l'acqua si è tutta assorbita e sono diventate delle piattelle e non stanno neanche tanto insieme, quindi di sapore sono buoni perché gli ingredienti sono buoni, però la consistenza non è il massimo. Ma vabbè, me ne sono venuti all'incirca 9 e li ho congelati, quindi mangerò quelli con i funghi che condirò con prezzemolo e olio probabilmente, e dopo si torna al lavoro. Vabbè, questo sarà il mio pranzo, vi faccio vedere come lo preparo. Sono venuta a registrare qua in camera perché di là c'è mia sorella che sta finendo di cucinare, volevo dargli un attimo di spazio, però ora sta mangiando, quindi andiamo a prepararlo. Allora, ho appena finito il pranzo e devo dire che era sorprendentemente buono, i funghi mi sono venuti particolarmente bene, erano buoni. Ci ho anche aggiunto un pochino di limone perché secondo me ci stava bene, infatti ci stava bene. Appena ho finito di pranzare avevo voglia tipo di un dessert. Ho la luce blu perché sto accendendo il computer qui, quindi scusate la luce blu momentanea. Comunque, avevo voglia di un dessert e siccome non ho niente in casa, non ho niente di buono, di particolare, soprattutto per un dessert, ho optato per il dessert triste di sempre, ovvero delle mandorle arrostite e anche il caffè. Non mi fraintendete, sono buonissime le mandorle tostate, però come dessert non sono proprio il massimo. Allora, mi trovate sempre in camera mia perché ho lavorato ad alcune schede e ho iniziato a vedere una nuova serie TV che si chiama The Protector e non mi ispira per niente, però continuerò a dargli una chance e vedremo se mi piace. È praticamente ora di cena, però prima di andare a prepararmi la cena volevo parlarvi un attimino, diciamo farvi un aggiornamento mentale. Ormai è da diversi giorni che non peso più niente, tranne il latte nel caffè la mattina, ma perché so che quel tot di latte è perfetto perché il caffè sia buono. Troppo sarebbe poco caffettuoso, non so se mi spiego, e troppo poco latte il caffè sarebbe troppo amaro, quindi lo peso soltanto perché so che in quel modo mi piace e vado sul sicuro, ma il resto non peso niente. E ad esempio anche le mandorle che ho preso dopo pranzo non le ho pesate. Inizialmente, come vi ho detto, è da un po' di giorni che lo faccio e man mano che mi abituo diventa più semplice, non farsi troppe paranoie, troppi pensieri, e comunque sia vedi che non succede niente, ecco. Quindi diciamo che questa cosa dello smettere di calcolare e pesare con ossessione tutto mi sta veramente aiutando a vivermela più serenamente. Magari se anche voi siete indecisi se prendere questa strada con l'alimentazione e siate indecisi perché avete paura che sarà troppo complicato e che non avrete più il controllo, vi posso assicurare che non sarà così. Ci saranno dei momenti in cui avrete paura e dubiterete e vi verrà voglia di calcolare e comunque sia di avere tutto sotto controllo, perché sono i vecchi comportamenti che cercano di rimanere dentro di voi. Però vi posso assicurare che una volta affrontato il primo ostacolo, il secondo, il terzo,
poi dopo diventerà veramente semplice e la soddisfazione che proverete verso di voi e soprattutto quel senso di libertà che inizierà a prendere piede sarà mille volte meglio e vi ripagherà di tutti gli sforzi che avete fatto. Quindi niente, volevo farvi questo aggiornamento perché è una cosa che consiglio a chiunque e nonostante io lo faccia da poco, i benefici li vedo di già. E quindi mi sento di consigliarlo veramente a chiunque. Volevo ritagliarmi 2 minuti per spiegarvi questa cosa. Come vi ho detto, è ora di cena, quindi andrò a prepararmi da mangiare. Non so che cosa farmi, non so se optare per un porridge, non lo so ora se mangerò quello oppure mi farò un piatto di pasta di lenticchie rosse. Insomma, vedremo, voi vedrete insieme a me. E quindi andiamo subito a preparare la cena. Io sono qua con la mia cena, come avete visto, pasta di lenticchie e pomodoro con diverse spezie, peperoncino e origano e noci sbriciolate sopra. Sono le tipiche cene che amo fare praticamente perché sono sane ma anche molto molto buone e golose e quindi perfette per me. Chiudo qua questo video, vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto mettete un bel like, lasciate un commento e fatemi sapere qual è il pasto che avete preferito di più di questa giornata. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale e ricordate di attivare la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che pubblicherò qualche video. Io mi accingo a mangiare. Noi ci vediamo nel prossimo video, vi mando un bacione. Al prossimo video. Ciao ciao!